Ciao a tutti, ciao. Allora, siamo tornati alla nostra preparazione per la pizza. Praticamente qui abbiamo il nostro pre-impasto, le nostre farine, le nostre due farine, farina macinata e manitoba, acqua rimanente, strutto, sale e zucchero. Iniziamo la nostra preparazione. Mischio le due farine. Mischio per bene le due farine. Mischio le due farine, faccio un buco in centro, aggiungo lo strutto, aggiungo lo strutto, un pizzico di zucchero, mischiamo tutto per bene. Mischiamo per spezzettare un pochettino lo strutto insieme alla farina, così aggiungo la prelievitazione che ho fatto precedentemente, prima la spezzettiamo così, questa si deve rompere e la mettiamo dentro il nostro impasto e incominciamo con la nostra acqua. Ok, qui ci vuole tanta forza nelle mani naturalmente perché non la facciamo con la macchina, ma la facciamo tutto a mano. Il sale. E continuo a mescolare, a impastare per bene, aggiungendo l'acqua. Quando il nostro impasto ha raddoppiato, si può incominciare a fare i panetti di pizza. Allora, siamo arrivati al capolinea praticamente. Il nostro impasto è pronto, ha raddoppiato, andiamo a fare le palline. Allora, ho preso la mia pallina di pizza. Gli metto un po' di farina rimacinata e faccio queste piegature su se stesse. Io la piego così su se stessa, così, in modo che l'aria non fuoriesca. E poi la chiudo mo' di mozzarella. Mo' di mozzarella, la lascio qui da una parte e la lascio lievitare un'oretta. Questo è il risultato dopo un'ora. Praticamente la prendo e me la stendo, vedete? È bella gonfia, vedete? C'ha delle belle bolle e la stendo con le mani e la adagio qui sopra, Ale, via, sopra una carta forno che poi io ho il fornetto, la cuocio nel fornetto naturalmente. Adesso per farvela vedere la appoggio qui sopra. La allargo per bene. Sotto io mi sto aiutando con due pezzi di legno tondi, come la pizza. La stendo tutta per bene. Guardate un po'. Prendo il pomodoro con l'origano. Io uso sia origano fresco che origano secco. Lo adagio sulla pizza, giro per bene, giro tutto per bene, ne mettiamo un altro po', così, e voilà. Non esagero perché avrò degli altri ingredienti. Allora metterò pomodoro, io la faccio così, è per darvi un'idea se volete, mozzarella, pomodoro, mozzarella, faccio tutto con le mani perché lavoro molto con le mani. E quindi mi trovo bene a lavorare salsiccia, budelli di salsiccia freschi, sempre prodotti italiani, ragazzi. Non devo sponsorizzare nessuno, però vi dico la verità, andate dal vostro macellaio di fiducia, che è meglio, sapete almeno cosa mangiate. Ne mettiamo un altro pochettino, abbondiamo un pochettino perché così almeno, e voilà.
abbiamo quasi fatto, ragazzi. Ale, così va benissimo. Io non so se li riconoscete, ma questi sono i frigitelli. Sono una bomba. Li ho già sfilettati e li vado a mettere sopra la pizza. Allora, andiamo a infornare, ragazzi. La nostra pizza è pronta. Questo è il risultato. Questo è pecorino. Che pecorino, questa è ricotta siciliana, faccio pecorino. Mi sono confusa perché mio marito ha detto pecorino, allora io ho detto pecorino anch'io. Comunque questa è ricotta siciliana, dura ed è buonissima, buonissima. Buon appetito, ciao!